A Michelino, buongiorno a tutti, grazie. Saluto ai sindaci, alle autorità presenti e agli operai della comunità montana che saluto e ringrazio per essere qui oggi. E chiaramente, Presidente, un saluto a te. Lo hai sentito dagli interventi di chi mi ha preceduto e di chi lavora tutti i giorni su questo territorio in prima fila. Beh, credo che in 2 anni tanto è stato fatto. Tanto è stato fatto con la tua presidenza e tanto dobbiamo ancora fare. Io voglio solo sottolineare il fatto che la Regione Campania, con la nuova programmazione anche in tema di agricoltura e di PSR, è prodiga di opportunità. Noi però dobbiamo metterci il nostro. La concertazione lo raccontava benissimo Sua Eccellenza, lo diceva il Presidente Di Maria, il Sindaco. Dobbiamo farla e dobbiamo farla sul serio. Credo che abbiamo preso una buona strada, siamo su un buon binario. La vicenda dei GAL, che andremo a recuperare, proprio il GAL che interessa questo territorio, Presidente, ma è la cartina al tornasole della volontà di 78 amministratori di un'unica provincia di fare massa, di mettersi insieme e di scrivere un unico programma che si parla. Quando parliamo di vocazione enogastronomica, di turismo, lo sappiamo che è una battaglia che dobbiamo condurre insieme. E su questa battaglia, guardate, io sottolineo il nostro ruolo che deve essere, cari sindaci, e lo dico agli imprenditori e agli operai forestali, peculiare. Noi nel contesto regionale dobbiamo essere gli apripista di un'agricoltura sostenibile, salubre e che poi arricchisca il tutto con una trasformazione intelligente. Ed è chiaro che per far questo occorrono le infrastrutture. Oggi questo è un risultato, è un primo tema, è un primo risultato. E tuttavia, lo racconterà benissimo il Presidente dopo di me, iniziative importanti di qui ai prossimi mesi proprio sul tema della sicurezza stradale, proprio sul tema della sicurezza stradale comunale e provinciale, importanti risorse sono state allocate, c'è stato un lavoro, ci sono alcuni sindaci qui che erano anche a Napoli qualche settimana fa proprio a discutere di questi temi, quindi l'attenzione è costante, è massima. Non c'è colore politico, c'è lettura dei fatti, Sua Eccellenza. Io credo che su questa lettura, sull'impegno che ci accomuna a tutti, non c'è alcun dubbio, c'è soltanto la volontà, come abbiamo fatto finora, di lavorare insieme, ognuno per la sua parte. Io pronto a fare la mia e so che voi pronti a fare la vostra. La Regione c'è, ma noi dobbiamo essere un territorio intelligente. Le opportunità vanno colte e vanno colte in maniera migliore quando i territori sono pronti e intelligenti nel coglierle. Grazie a tutti e buona giornata. Ci avviamo alle conclusioni, passo la parola all'onorevole Vincenzo De Luca, Presidente della Giunta Regionale della Campania. Dopodiché, dopo il suo intervento, proseguiremo con la benedizione e il taglio del nastro. Grazie. Ciao, grazie a tutti quanti voi. Signor Prefetto, ringrazio la sua presenza. Anche per me era importante essere qui questa mattina per confermare in maniera simbolica che questa è un'altra regione, non è la regione che si riduce all'asse Napoli-Salerno, ma è una regione nella quale ogni territorio ha pari dignità rispetto agli altri territori. Questa è una scelta politica che abbiamo fatto. Venire qui in un territorio nel quale magari hai una popolazione ridotta, hai un elettorato ridotto, non è conveniente politicamente, ma è giusto. E noi governiamo la Campania per fare le cose giuste, non le cose convenienti. Allora, per me è un motivo di onore essere qui in mezzo a voi per riconfermarvi che la Regione Campania è la vostra regione, anche se siete l'ultimo pezzo di territorio prima del Molise. A voi devo chiedere ovviamente di accompagnare questa